Salve a tutti, benvenuti nel mio canale. In uno dei miei ultimi blog su Today ho parlato di un argomento che dovrebbe essere scontato, ma così non è: l'andrologia nell'età pediatrica e adolescenziale. In effetti, l'andrologia è quella branca parallela alla ginecologia per quanto riguarda la donna che dovrebbe seguire l'uomo dalla sua nascita, quindi poi dal suo sviluppo iniziale, dall'età pediatrica fino all'età matura. Annualmente dovremmo interfacciarci con il nostro andrologo e anche i genitori dovrebbero avere la sensibilità e l'obbligo di far questo nei confronti del proprio figlio. Proprio per questo ho riportato un interessante lavoro italiano che ha radunato, diciamo, i pazienti di una clinica andrologica, ma come target l'età pediatrica e adolescenziale, per vedere le patologie che sono poi risultate e che erano state, come posso dire, non evidenziate sia dal ragazzo o ancor più dai suoi genitori. Vi dico i numeri giusto per capire. In questo studio che è stato fatto nella clinica di Verona, in una clinica di Verona, nell'arco di un decennio 2009-2019, si è evidenziata la presenza di patologie non conosciute. E 1436 pazienti affetti da varicocele. Varicocele sappiamo è una dilatazione delle vene depresso spermatico che, se presente, può portare a una ridotta attività del testicolo, sia dal lato della produzione di ormoni che dal lato della produzione degli spermatozoi. Ginecomastia in 18 pazienti, la presenza di un eccesso di ghiandola mammaria, che può essere anche riflesso di patologie endocrine. 89 casi di curvatura del pene, problema che può essere congenito, lieve, ma talvolta può portare a difficoltà anche penetrative o anche di nell'interfacciamento con l'altro sesso. Pene palmato, una patologia in cui lo scroto ha un attaccamento ravvicinato al pene, creando problemi anche di elezione ed estetici in 132 pazienti. Ipospadia, la presenza di un meato uretrale che invece che essere sul grande, quindi dritto, tende a stare nella parte più bassa, creando problematiche di vario tipo, in 39 pazienti. Disfunzione erettile, quindi nei ragazzi un po' più grandi, in 14 persone, e l'obesità correlata con problematiche legate alla fertilità, chiaramente, in 47 pazienti. Sono numeri per dire quanti ragazzi avevano problematiche andrologiche che non erano conosciute e si sarebbero sicuramente evidenziate in un secondo tempo, durante chiaramente i primi rapporti sessuali o quando si cercava con la propria compagna una gravidanza. Quindi questo video non dice niente di nuovo, evidenzia però come sono presenti numerose patologie, discomfort, anche piccole variazioni dell'anatomia dell'apparato genitale, quindi riproduttivo dell'uomo, che devono essere conosciute anzitempo e, se possibile, come ad esempio il varicocele, la ginecomastia, l'obesità correlata all'infertilità, la disfunzione erettile che può essere solamente un riflesso metabolico o anche psicologico, possono essere serenamente affrontate e trattate. Con questo vi saluto, accompagniamo quindi i nostri figli dall'andrologo o, se siamo più grandi, andiamo noi spontaneamente dall'andrologo e dall'urologo, uno specialista che non può mancare in un percorso sanitario di un uomo. Con questo vi saluto e vi auguro una buonissima giornata.